Sponsor, lavori allo stadio e mercato invernale, tre temi diversi affrontati oggi al Senigallia dai vertici del Como, che pure con l'esercizio provvisorio e le preoccupazioni legate alla vendita del club cercano di guardare avanti. È stato confermato il ritorno sulla maglia dei lariani di uno sponsor già vicino alla società in passato, nell'anno della promozione, in quello della Serie B e attualmente legato al settore giovanile. Si tratta di Fox Town, che andrà a sostituire il marchio Chicasa. Credo appunto che Calcio Como abbia bisogno di imprenditori locali che seguano il Calcio Como. Noi da parte nostra, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare il possibile affinché si arrivi a portare avanti quelli che sono gli obiettivi che sono prefissati dalla società. Abbiamo un'opzione per l'anno 21, in quanto crediamo nel Calcio Como. Per quanto riguarda lo stadio Senigallia, è stato annunciato l'avvio entro la fine di febbraio, probabilmente dopo la partita casalinga contro il Prato, delle operazioni per il rifacimento della copertura della tribuna, cantiere che dovrebbe durare 4 settimane. Al vaglio della società, l'organizzazione e la gestione dei tifosi nella fase dei lavori. Infine, a mercato invernale chiuso già da qualche giorno, una riflessione sulle mosse del Como. L'uscita del portiere Rubinho ha permesso l'arrivo di Fissore Cavalli, sono partiti anche Rota, Mandelli e Ambrosini e questo risparmio, unito appunto all'operazione Rubinho, ha consentito l'ingresso delle due new entry. Abbiamo fatto un mercato, oltre ad essere intelligente, anche di risparmio, perché ha portato meno uscite, non più soldi, ma meno uscite per il proseguo dell'esercizio provvisorio al momento. Chiaramente poi c'è la ciliegina sulla torta, che buttò. L'offerta dell'Inter è talmente importante che penso che, avendo, mi perdoni, un presidente normale, una società normale, era difficile rinunciare. Motivo in più per noi, in esercizio provvisorio, per accettare un'offerta di questo genere.